Allora, parlando un po' del discorso che a me interessa comunicare, quindi si può dividere un po' in grandi temi su cui sto lavorando da un po' di anni, no? Per cui uno è quello sicuramente del viaggio, delle distanze, come dicevamo. E poi c'è questo intercambio fra l'Argentina e l'Italia, questi migranti che sono venuti da giovani in Argentina e questi figli di migranti, fra cui anch'io, cioè ritornano in questi paesi, in queste radici, diciamo così. Quindi questo scambio di culture, no? Perché poi alla fine noi abbiamo molto dell'Italia. E gli italiani, tutti hanno parenti in Argentina, hanno cuore per l'Argentina. Poi c'è, vabbè, il grande tema è il tema del cuore, no? Il cuore come vita, il cuore perché è il cuore che mettiamo nel dare le cose o nel fare le cose che fa la differenza. Fa la differenza con quale cuore noi ascoltiamo. Prendiamo quello che ci arriva dall'esterno, perché per me è importante, tornando un po' al tema del viaggio, come dicevano, diciamo, gli orientali Zen, la meta è la strada, no? Cioè, quindi cosa succede col mio cuore, quindi con la mia vita, intanto che io vado verso dove volevo andare, a quale metta che ognuno poi si propone, no? Quindi come arrivare? Quindi il viaggio come modo di vita, in realtà questo viaggio, questo grande viaggio incomincia quando appariamo in questo mondo come bambini. E quando lo lasciamo. E così, quindi la ricerca del crescere. Per cui il cuore appare un po' come simbolo, come un manifesto nel mio lavoro. A volte quindi sviluppo tutti gli aspetti che possono rappresentare il cuore, per cui l'amore, le vite. Gli incontri. E l'arte per me è l'arte con la A maiuscola. L'altro, diciamo che mi interessa meno, quello tutto in minuscola. E l'arte in maiuscola è quello che implica mettersi in discussione al 100%, è quello che implica cercare di comunicare il proprio messaggio. Al 100% ed è quello che ti appaga al 100%, è quello che per me ha un senso. Però devo dire che la miglior opera d'arte che una persona qualsiasi possa fare è l'opera della propria vita. Quindi in realtà l'opera d'arte è un risultato anche di quello che è la propria vita. Anche se un artista a volte non lo vuole o lo vuole nascondere. Secondo me sono cose, non possiamo dividere quello che siamo da quello che produciamo, perché non facciamo scarpe o non facciamo, non lo so, jeans, ma facciamo un qualcosa che tocca l'interno e quindi per forza appare quello che siamo, no? E l'arte quindi è l'arte di vivere, quindi anche lì cos'è la vita, cos'è l'arte e sono quasi la stessa cosa. Imparare l'arte di vivere e di vivere sempre in modo migliore, diventare persone migliori, sostenere i valori in cui crediamo, essere come si può dire, una sola cosa, non dire un discorso e poi fare un altro, no? Essere quello che diciamo. In qualche modo ho sempre cercato di essere più
più che apparire, no? Ser más que aparecer, come si dice in spagnolo, no? Non è una pretensione, è un mio tentativo, poi la vita dirà. Dunque, più passa il tempo e più passa, diciamo, il lavoro, tanto lavoro, tanta ricerca, uno arriva a trovare degli elementi personali, un linguaggio personale, e arriva anche a conoscersi di più. Quindi per me la mia arte è legatissima alla mia vita, e lo è sempre stata in qualche modo, perché ho sempre cercato di mettere quello che sono nel mio lavoro. La prima, diciamo così, volta in cui ho sentito questo processo creativo, diciamo, arrivare anche a un processo che arriva a una fine, che poi non è la fine perché è l'inizio di una tutta una serie di altri quadri, no? Però certo ero molto più giovane ed era questo viaggio interno, queste cose interne che uno tira fuori e mette fuori e poi si rispecchia in questo, no? Cioè in quel momento in cui uno si vede fuori, si vede nella tela, dice caspita, questa sono anch'io, è anche bello oppure non mi piace, però è quello che avevo dentro al 100%. Certo, in ogni opera uno cerca di avere questo risultato, però a volte si riesce di più, a volte di meno. Nessun artista fa tutti capolavori, no? Sono tutti grandi tentativi, alcuni più o meno riusciti. Però si cerca questo, cioè di andare verso l'interno e poter mettere tutto fuori, no? Credo che guardando una quantità, diciamo, di lavoro di un artista si può leggere molto più chiaramente qual è il discorso che unisce tutto questo e su cosa poi l'artista vuole insistere, no? Ognuno c'ha il suo e credo che guardando un po' i miei quadri uno possa poi tirare le somme e dire va bene, allora questa persona dice che così, così, cos'ha, no? Cioè, quindi io insisto su certi argomenti, su certi simboli che appargono molto spesso nei miei quadri, come possono essere le mani, il cuore, i piedi, la margarita, le spirale. Sono tutti molto relazionati e sono, come dire, discorsi che propongo e ripropongo e ripropongo e farò ancora, no? E cioè, finché sento che in qualche modo almeno io mi sono espressa vero e chiaramente, poi magari perché mi interesserà sviluppare qualche altro aspetto che infatti sta già venendo fuori, no? Come dicevamo un po' prima, per me la creatività è come un viaggio all'interno di se stessi, e per poi essere un viaggio verso l'esterno, quindi per poi mettere fuori quello che uno ha dentro o vuole comunicare. A un certo punto un viaggio è mettersi in discussione. Per esempio, un viaggio in un altro paese, in un'altra cultura, significa lasciare tutto quello che ci è conosciuto, tutto quello che ci sostiene, e andare in un altro paese con un'altra lingua, senza conoscere nessuno, eccetera. E lo stesso si fa, diciamo, questi micro viaggi in cui uno lascia quello che può essere l'ufficio, cioè quello che possono essere le acquisizioni tecniche, per cui uno dice io so che questo si disegna così e si dipinge così, vabbè, mettiamo questo da parte e adesso semplicemente dico, dipingo, faccio,
e lì incomincia il viaggio, dove comunque te lasci andare. E certamente che questo che hai acquisito, che è tecnica, che sono anni di ricerca, viene fuori, no? Tutti gli anni magari che io ho fatto di sperimentazione col colore, con i materiali, con la chimica, eccetera, in qualche modo viene fuori un po' in ogni quadro. E poi direi che in un modo più superficiale posso parlare del viaggio come anche un grande spostamento, cioè una persona decide di andare, viaggiare e ricominciare da capo. Ed è una mossa grossa anche a livello personale, che io ho fatto quando sono andata in Italia e che comunque, e poi l'idea, diciamo così, del viaggio continua a apparire, perché a un certo punto, più che il viaggio, uno prende diciamo coscienza delle distanze, che è una parte del viaggio, cioè di quanto sono lontana da dove sono nata, da quanto sono lontana dal mio origine, da quanto sono vicina a me stessa, da quanto sono, cioè tutte queste cose, no? Quindi a un certo punto del mio lavoro anche ci sono dei quadri dove io metto proprio una piantina, un atlante, e segno proprio le distanze, generalmente Argentina-Italia, che è la mia problematica, diciamo così, perché la famiglia è in Argentina, perché io sono in Italia, perché io sono nata qua, però amo l'Italia e vivo là. Questo non che non amo l'Argentina, occhio. Comunque questo fatto del viaggio, le distanze, è molto presente in tutta una serie di lavori. Per esempio, allora, parlando di quello che può essere la mia simbologia, sicuramente il cuore appare tantissimo. E poi altri simboli che io utilizzo molto, per esempio, è la margarita. La margarita la utilizzo come simbolo del fiorire della vita. La utilizzo come semplicità, per cui è proprio, non metto un altro fiore più strana, perché la margarita è proprio un fiore semplice, no? Poi utilizzo moltissimo anche l'impronte delle mani, perché per molti motivi le mani, dunque se parlo di me, sono la capacità di fare, che ho avuto sempre da piccola con le mani. Io facevo di tutto, cioè creavo delle cose, prendevo pezzi di legno, scatolette, e costruivo, e prendevo martello, chiodo, erano i giocattoli preferiti, e prendevo i colori e così. Quindi le mani, e mi dicevano, ma le tue mani sono d'oro, e tutto quello che toccano fanno qualcosa. E quindi questa cosa così che mi è rimasta un po' da bambina, a volte la metto come gioco, no? E la metto la mano e la dipingo d'oro, no? Poi perché, mettendoci un po' più seri, la mano, beh, la mano è la prima, fra le prime, diciamo, segnali che l'uomo lascia, no? Nell'arte rupestre a un certo punto appare l'impronta della mano, no? O l'ombra della mano. E quindi è un rimandare all'essere umano dall'inizio dei tempi. Poi è come un segno di identificazione, no? Infatti nel documento, zac, mettono il ditino, no? La mano è come mettere ancora di più la firma di qualcuno. Questo sono io. Quindi anche in qualche modo questa sono io. O comunque potresti essere tu, perché è così universale, è così archetipico, che qualsiasi uomo, quando vede una mano, dice, qua c'è un uomo, no? Come essere umano, non importa se uomo o donna in questo caso. Lo stesso con i piedi, in qualche modo c'è molto legame, perché i piedi sono un po' il primo contatto che abbiamo con la terra, no? Noi stiamo in piedi e sentiamo la terra sotto i nostri piedi.
mano a mano che noi viviamo e facciamo delle cose e facciamo delle scelte e lasciamo delle tracce, ecco, diciamo che in qualche modo l'impronta dei piedi vuole essere anche questo, lasciare delle tracce e un riconoscimento anche umano, universale. Poi, per esempio, in alcuni quadri appare anche il tema della casa, molto schematicamente disegnata come fanno i bambini, dove io metto spesso la piantina del Latino America o dell'Argentina, dico questa è la mia casa, qua sono nata, e poi metto a volte l'Italia, la piantina dell'Italia, dell'Europa, e ci disegno un cuore, o un cuore trafitto da una freccia, come dire il cuore innamorato, no? Come dire, comunque sia, sono 18 anni che sono in Italia e amo questo paese anche, no? E io incomincio a poter dipingere queste cose a partire che capisco questa cosa dentro di me. Quando io dico ok, quando io sarò in Argentina mi mancherà l'Italia e quando sono in Italia mi manca l'Argentina. E quindi io sono un po' dell'Italia e un po' dell'Argentina e questo starà sempre con me. Amen, pace. E allora incomincia tutta questa serie dove io posso anche giocare un po' di più con questo, quindi segnare le distanze, proporre il viaggio in un modo molto leggero. Che ne so, c'è un quadro per esempio che si chiama Don't Cry For Me Argentina, no? Allora parte dal tema, la famosa canzone, e questo quadro è un sole che ride, quasi disegnato come da un bambino, e c'è questa casa disegnata e c'è dentro l'Argentina in un atlante dipinta e ci sono quattro cuoricini così. E poi ci sono i passi, c'è un azzurrino di fondo, i passi che vanno e vengono, no? Che sono un po' i miei viaggi di Argentina, Italia, Italia-Argentina. Questo Don't Cry For Me Argentina, non piangete per me, non state tristi, perché io sto facendo quello che mi piace, sto dipingendo, il sole mi sorride, che le cose vanno bene, insomma, e sono quadri quelli lì magari molto gioiosi, sono come giochi. La margherita è anche il fiorire della vita, quindi dicevo la semplicità ma anche la vita che fiorisce proprio. Per cui a volte c'è un'immagine di una figura, c'è un margaritone così immenso che li metto dietro, no? E poi ci sono cose che stanno dentro e fuori la figura oppure a metà, metà dentro, metà fuori, che comunque è anche una scelta molto precisa, no? E per cui, per dire, noi facciamo delle cose e noi rispecchiamo nel nostro ambiente quello che siamo e quindi più siamo dentro in un certo modo o abbiamo dentro certe cose, più fuori fioriscono, quindi questo margaritone così immenso, no? Questo, diciamo che quello che è semplice è difficile, non è facile. Quindi, che sembra, no, una contraddizione, però lo semplice è la roba più difficile che c'è da fare, no? E in questo gioco di voler semplificare e simbolizzare le cose essenziali, comunque ci gioco anche a confondere un pochino, per cui lo metto, lo nascondo, ci giocarello un po' giù di lì, no? Con la trama che a volte è un po' più seria, e quindi lì faccio tutti i fiorellini per fare un po' la bambina, perché sto magari dicendo una cosa abbastanza tosta e abbastanza seria, semplice ma difficile. Dunque, un altro simbolo che appare moltissimo è la spirale.
Sulla spirale io ho fatto una grande ricerca in parecchi libri, mi sono documentata anche andando in biblioteche e sono arrivata a certe conclusioni, no? La spirale è presente nella natura, in tutti gli elementi, in tutti i grandi regni della natura. Io stessa ho i capelli tutti pieni di spirali. E le spirale comunque è il simbolo della vita eterna, della crescita eterna. Mentre il cerchio parte da un punto e torna allo stesso punto, lo spirale parte da un punto e non torna mai allo stesso punto. Ed è ascendente o descendente, comunque è sempre in movimento, come per me lo è la vita. Cioè, non solo per me, sennò per un sacco di gente intelligente e famosa, no? Comunque, e quindi questo senso di movimento appare nella mia pittura, sembra che si muova, sembra che è appena fatta, sembra che se la tocchi è ancora fresca. E quindi lo spirale lo metto molto malignamente a volte, come dicendo ricordati che c'è da crescere in tutto questo. C'è un quadro, per esempio, che si chiama Metà pieno, metà vuoto, che ha a che fare col pessimismo, l'ottimismo, come dire, il bicchiere, tu lo vedi mezzo pieno o lo vedi mezzo vuoto, no? E allora ci sono due mani, una bianca e una dorata, e c'è una spirale lì che ti dice, guarda, se tu cresci, se tu dipendi, cioè, c'è sempre la possibilità di scegliere nella vita comunque. Dunque è nato, il primo quadro è nato per una canzone che parla di un vestito e un amore di Fito Páez, no? E quindi è nato un po' inconsapevolmente, perché succede a volte che cresce più la mia pittura e dopo io me ne accorgo e dico, caspita, ma guarda, e cresco anch'io, no? Allora, il primo voleva essere come una Polaroid vecchia mia, come un ricordo. E quindi c'è il vestito, che è una specie di vestito quasi una sotana, una sottoveste, diciamo, comunque femminino. Comunque in quel caso lì simboleggiava una valigia, cioè praticamente c'è questo quadro dove c'è il profilo di una donna, questo vestito che vola e questi fiori lì. A partire da lì è incominciata tutta una serie che sto tuttora facendo, no? Quindi il vestito è un po', in quel caso lì il vestito era il simbolo dell'essenziale, cioè una valigia, cioè qualcosa da metterti addosso, un qualcosa, quello che porti quando vai in un viaggio, in una valigia, no? Poi invece è importante il senso del femminino, quindi quel vestito lì è un vestito che ti rimanda a pensare a una donna e non ci sono dubbi, quindi diventa un simbolo. E che poi io metto in parecchi quadri. Il vestito perché è essenziale? Il vestito dice che c'è stata una donna, che da lì è passata, che per esempio c'è un quadro che si chiama Nudo, quindi c'è questo vestito che vola, ci sono queste impronte di qualcuno che se n'è andato, c'è magari i vestiti intimi di una donna, no? Quello che può essere un reggiseno, la mutanta. E io questo quadro l'ho chiamato un nudo e praticamente non ce n'è una figura nuda. Quindi suggerire che è stato comunque una donna si è spogliata ed è andata da qualche parte. E quindi a volte hanno una poesia propria, no? È come, non lo so, una poesia di Lorca che scrive sulle donne, o Neruda, che ne so.
questi vestiti miei che appaiono un po' volando così, hanno questo significante, insomma. Sono vestiti che a volte sono come appoggiati, volano, ma a volte sono vestiti come se fossero indossati, quasi come se tu senti che lì dentro c'è una donna, però non ci sono le gambe, non ci sono le braccia, non c'è la testa, perché per me non è importante in quel momento lì e comunque mi sembra più sintetico ancora, no? Ed è da notare invece che spesso le mie figure, non dico che siano nude, nessuno lo sa se sono nude o sono vestite, perché sono appiattiti dal colore. E in quel caso lì a me non mi interessa raccontare di che modo era vestita o era vestito, cioè tolgo tutto quello che è superfluo, no? E invece in altri dico, vabbè, prendiamo un elemento superfluo che diventa molto indicativo di tutto un discorso, no? Allora, i mezzi, diciamo, che io uso per esprimermi, tecnicamente io utilizzo di tutto, tecnica mista spesso, molto raramente un quadro ha un solo materiale, proprio perché mi piace questo dialogo dei materiali, anche di clima che può dare una pittura, magari all'olio che tende a essere un po' più seria, a un pennarello da bambino, che tende ad avere un traso più sciolto, no? Più anche non troppo, come si può dire, non troppo maleabile, ma torpe, come si dice. Dunque, quindi i mezzi tecnici io li scelgo molto accuratamente e sono matite, pastelli, acquarelli, olio, ho i miei colori, certo quella gamma di colori che a volte scelgo e vado avanti per un po', in parecchi lavori, oppure scelgo semplicemente il bianco, sono i principali, diciamo così, partecipanti all'opera, il tessuto con tutte le sue, diciamo così, disegni, con la sua trama, i suoi riflessi, il bianco e basta, o bianco e dorato, quindi sono colori anche molto particolari perché il bianco e il nero si dice che non sono colori, e comunque il bianco è la presenza di tutti i colori e il dorato è un colore, diciamo, extra, nel senso che comunque se tu prendi una scatola di 12 matite non c'è il dorato, ci sono il bianco, il nero, l'azzurro, il verde, il giallo, tutti quei colori io li elimino e propongo tutta una gamma di colori molto particolari, no? Quindi un po' lucidi, un po' che danno la sensazione anche del passo del tempo nelle cose, quindi gli danno una patina alle cose, magari agli inserti di collage che io metto, che o sono piantine, quindi mi serve per schematizzare il senso del viaggio, della distanza, o sono inserti magari che io trovo da una pubblicità, da, non so, da un diario, da cartoline, e quindi sono frasi, pezzi di immagini, foto antiche. E quindi questo miscuglio anche di mezzi espressivi, quasi una contaminazione di mezzi che mi appartiene, perché appartiene poi ai nostri tempi, no? La contaminazione in tutto, cioè nella musica c'è la contaminazione di tutti i ritmi, no? In quello che è la televisione c'è la contaminazione anche lì, di quello che sono i mezzi che si utilizzano, no? Comunque, hanno sempre anche una trama e io sono anche molto, avendo fatto anche scultura, studiato diversi materiali come il cemento, il metallo, il legno,
le resine, ho anche molta, aggiudicato molto potere a quello che è anche il tatto e quindi alla materia. E quindi questi tessuti hanno una testura, no? Non sono lisce come le solite tele da pittori. E io ci gioco con quello e li faccio vedere più o meno. E faccio che la pittura sia più o meno trasparente, a secondo se mi interessa di più. Diciamo che lo gioco come un elemento importante e espressivo anche dentro il mio lavoro. La musica ha una grandissima relazione col mio lavoro. Perché dunque mio padre faceva un po' il musicista, suonava, quindi ho avuto da piccola una grande formazione musicale e una grande introduzione a quello che è la musica, concerti d'opera, rock, jazz, eccetera, no? Allora a un certo punto incomincio a lavorare con della musica come ispirazione e ho avuto, diciamo così, compagni di strada. Fra quelli posso nominare, non lo so, Pat Metheny, che è stato uno che mi ha accompagnato per molti anni, o Kitaro, un giapponese. E adesso che sono in Italia da un po' di anni è molto forte anche il legame con Fito Páez, quasi come se fosse un legame molto forte che mi une all'Argentina, è come un filo a terra. E a volte parto quindi da musiche, da parole, a volte un quadro sta relazionato magari a una musica e rappresenta quell'energia che si è mossa dentro di me per quella musica, ma a volte proprio parto da un input e parto per le mie tangenti, come si dice. Diciamo che la musica è la musa ispiratrice del mio lavoro. Sono molto rari i momenti in cui io lavoro senza musica, spesso sempre con musica, che va scelta molto accuratamente a secondo del momento, eccetera. E comunque prendo anche molto la poetica, è come se mi rincontrasse con una poetica che mi appartiene e quindi posso avere quella musica che mi accompagna in quel momento lì. In effetti, comunque in certi quadri c'è un pochino di autorritratto, no? Cioè, in alcuni pochi comunque io li considero autorritratti, ma non li chiamo autorritratto, non è che mi interessa poi più di tanto che dicano ah, ma questa è l'artista di qua di là, ma non so se sorgono prima come autoritratto o più per il tema, ma comunque in certi, diciamo, profili si legge di più che il mio e lo lascio stare. In altri lo nascondo perché mi disturba che si possa leggere che è il mio, perché qua stiamo parlando di quello che è individuale e quello che è universale. Quindi in alcuni quadri mi interessa proprio che la lettura sia universale. E non si pense a Marcella, a una donna, ma sia universale proprio. Quindi non si sa neanche se è un uomo o una donna. In altri posso anche lasciare che si possa intuire che sono io, o comunque che è una donna, perché comunque le mie sono fazioni di donne, non pretendo neanche fare un autoritratto, o comunque ce n'è uno che io particolarmente lo considero un po' un autorritratto che si chiama To Be, essere, ma io non ho voluto rappresentare me come chi fa una foto documento, diciamo così, ma è una sensazione artistica, appunto. È come se ogni quadro fosse in qualche modo una tesi, un'ipotesi, no? Per cui io metto tutta una serie di simboli o discorsi nascosti, a volte anche ci sono le parole, no? Cioè proprio ci scrivo sopra i quadri,
delle frasi, delle parole che hanno un'importanza sia plastica, per cui comunque compositiva, ma anche di significato, che comunque rispecchia anche un po' me o gli argentini, cioè che abbiamo questo miscuglio di parlare un po' in italiano, un po' in spagnolo, un po' in inglese, quindi infatti scrivo a volte in inglese, a volte in spagnolo, a volte in italiano, e così. Beh, quando io, questo ritorno dallo spettatore, quando sento di aver trasmesso quello che era la mia intenzione, certamente mi sento appagata. E dico ok, allora sono riuscita a trasmettere quello che volevo, no? Però dunque ci sono volte che io lo so, comunque lo so che prima o poi arriva qualcuno che coglie quello che... Diciamo che faccio di cavi in prima persona, no? Per cui magari un quadro lo guardo, lo riguardo, lo appendo a casa mia, convivo con lui. E quando passa un periodo di prova, diciamo così, abbastanza lungo a volte, e dico ok, non, perché a volte lo appendo così, dopo un po' dico ah però, no no, e quindi ritorno nello studio finché le aggiungo qualcosa, li tolgo, e così. Anche se a volte sembrano quadri dipinti magari in 5 minuti, ogni quadro ha la sua storia, come per tutti gli artisti, insomma, tutte le opere d'arte hanno una loro storia unica e irripetibile, come le persone poi, fra l'altro.